L'Europa ha bocciato nuovamente la manovra, non ci sono stati cambiamenti. Si parla dell'apertura di una procedura di infrazione verso l'Italia. La preoccupa perché cascata potrebbero esserci riflessi anche sugli enti locali. Ma gli enti locali, più di quello che hanno subito per lottare contro l'austerità dal basso, contro i governi centrali, anche contro le oligarchie e tecnocrazie europee, non vedo più altro che cosa possono temere. Mi preoccupa da cittadino, perché io credo che non si abbia la consapevolezza adeguata del fatto che se l'Europa decide di andare avanti con l'infrazione, applicare le sanzioni, questo è un paese, come dire, che per soddisfare i capricci elettorali di qualcuno rischia di vedersi sbriciolare i risparmi di una vita. Io credo che non abbiamo un timone in mani salde in questo momento nel paese. C'è molta sprovvedutezza, c'è molto camminare alla giornata, ma soprattutto la cosa che più mi dispiace, c'è molto di campagna elettorale perenne in questo ping pong politico infinito tra Salvini e Di Maio. Invece credo che oggi sarebbe bisogno di fare una manovra concreta, di guardare alle esigenze dei territori, a mettere in sicurezza il paese che si sta sbriciolando, a stare vicino ai sindaci che poi sono vicini al governo se si inizia a creare un rapporto di leale cooperazione istituzionale. Insomma, in questi giorni si può giocare una partita importante. Se questi riescono a creare un elemento di coesione forte con i territori, mettendo insieme le esigenze urlate con l'altoparlante della sede di giustizia da parte dei sindaci, e forse si può creare un momento anche di unione tra le differenze. Se continuano ad andare per la loro strada, solo, come dire, a provare a fare una prova muscolare all'interno del contratto di governo di chi è più forte e chi deve arrivare prima alle elezioni elettorali, alle elezioni europee, rischiamo che alle elezioni europee qualcuno arriverà primo, ma chi avrà perso sarà il paese, perché con l'Europa non si scherza. Conosco bene l'Europa, i meccanismi, quelli buoni e quelli cattivi, e mi pare che questi stanno andando giù pesante. Quindi da un lato abbiamo la titolite e fatti concreti zero, dall'altro abbiamo l'Europa che va avanti e questi che navigano a vista. Quindi è una situazione che mi preoccupa, sì, come cittadino mi preoccupa parecchio. Come si combatte, sindaco, concretamente, allora, i meccanismi, diciamo, negativi? Facendo come si abbia fatto a Napoli, andare, insomma, magari stando un po' meno nei rimbalzi dei talk show, della titolite, stare un po' di più in mezzo alla gente e capire quali sono i bisogni di oggi. La ricetta è molto semplice. Se guardassero con maggiore attenzione quello che fanno ad esempio gli amministratori da sud al nord del paese, quali sono le esigenze concrete dei cittadini, oggi questo governo sarebbe nelle condizioni di dare una svolta. Ecco perché io, prima di esprimere una valutazione finale, non mi permetterei mai di dire giudizio, ma valutazione finale, attenderei la manovra di bilancio, perché io devo essere sincero, in alcune interlocuzioni ho avvertito l'esigenza di un cambiamento di rotta, quindi credo che quello è il luogo in cui si può passare dalla titolite a dei fatti concreti. Il tempo sarà quello tra Babbo Natale e la Befana, non perché ci debbano stare regali, ma perché può essere il momento anche in cui si inizia a sorridere in maniera diversa tra quelle che sono le esigenze dei territori e la capacità di un governo del paese che si professa anche governo del cambiamento.